Benvenuti amici di Piero da Saronno a questa nuova stagione di Telecronaca, questa nuova stagione di Grande Calcio a 5. Siamo qui questa domenica mattina per la prima partita in casa, la prima uscita stagionale tra le mura amiche dell'Ammo Sportiva, che affronterà una squadra ferrata in questo sport come la squadra della città di Bresso. Partiamo quindi dalla formazione degli ospiti, che schierano con il numero 1 Bagarin, con il numero 2 Archesso, con il numero 3 Molinari, con il numero 4 Poloni, con il numero 5 Ronzoni, con il numero 6 Minotti, con il numero 7 Gatto, con il numero 8 Dieng, con il numero 9 Dell'Orto, con il numero 10 Sava, con il numero 14 Vignola. Passiamo quindi alla formazione dell'Ammo Sportiva, che schiera con il numero 1 Romano, con il numero 2 Volpi, con il numero 4 Melosi, con il numero 5 Borghi, con il numero 7 Scolari, con il numero 8 Riva, con il numero 9 Tavazzani, con il numero 10 Brenna, con il numero 11 Bongiorni, con il numero 12 Principe, con il numero 16 Pizarro. Ecco le squadre che si scambiano il saluto di rito e siamo pronti a raccontarvi questa grande sfida di calcio a 5. L'esordio della squadra saronnese tra le mura amiche, che siamo felici di raccontarvi qui su Piero da Saronno. Vediamo le squadre che si schierano in campo. L'Ammo Sportiva schiera Riva, Bongiorni, Brenna e Melosi. Vediamo quindi come si schiererà il Città di Bresso. Attendiamo gli schieramenti della squadra avversaria, che intanto si scambiano le ultime indicazioni e si incitano a vicenda. L'arbitro accende il tabellone. Ricordiamo che in campionato nazionale Under 21 si gioca con il tempo effettivo, infatti vedete l'arbitro lì a bordo campo con il tavolino e la lavagna luminosa. Ecco, vediamo quindi lo schieramento del Città di Bresso, che schiera con il numero 11 Grassi, con il numero... il numero 8 Dieng e il numero 7 Soriano. Non siamo ancora riusciti a capire chi sia l'altro giocatore, ve lo diremo poi. Intanto aspettiamo il fischio d'inizio per questa seconda giornata del campionato Under 21, che, riassumendo in breve, ha visto l'Ammo Sportiva conquistare un po' fortunosamente i suoi primi 3 punti, con una partita persa ma vinta grazie ad un ricorso. Aspettiamo il fischio dell'arbitro e siamo pronti qui per la telecronaca. Partiti. Vediamo Dieng passare il pallone indietro, gira il Città di Bresso, tocca il pallone Gatto, ancora all'indietro, sempre Gatto, affrontato da Bongiorni. Attenzione, gira ancora bene il Città di Bresso, attenzione, sale Riva in pressing. Ancora a giro, tocca indietro per il numero 11 Grassi, indietro per Dieng, il passaggio è sbagliato, subito di rimessa all'Ammo Sportiva, Melosi per Riva, Brenna cerca Bongiorni, Brenna, ancora Riva prova a girare il pallone, diventa difficile per Bongiorni, che riesce faticosamente a controllarlo ma lo perde. Attenzione al lancio lungo per Dieng, affrontato da Brenna, Dieng tiene il pallone, va indietro, il tiro! Ha sfiorato il gol il numero 3 Molinari. Era il numero 3 Molinari, il quarto del Città di Bresso, che ha adesso appena sfiorato il gol. Grande risposta qui di Romano. Gira subito il Città di Bresso, Grassi. Davanti cerca ancora Molinari. Pallone respinto, può ripartire l'Ammo Sportiva con Riva, affrontato da Dieng. Riva tiene il pallone, lo passa avanti a Bongiorni, che cerca l'1-2. Può ripartire il Città di Bresso, Grassi, fermato però da Melosi in rimessa laterale. Può ripartire da questa rimessa nella propria metà campo il Città di Bresso, Grassi, gira per il numero 7 Gatto, andiamo adesso Molinari in avanti per Grassi, buon movimento, lo perde Riva, Grassi va al tiro che finisce comunque alto, copertura sbagliata qui di Marco Riva, buona occasione questa non sfruttata dai ragazzi di Bresso. Diamo il pallone in avanti di Romano per Bongiorni, prova a difenderlo, recupera Molinari, Riva attacca Gatto, una mischia, attenzione, Gatto attaccato da Riva che cerca di guadagnare una rimessa laterale ma così non è, e Città di Bresso riparte dalla propria metà campo, Gatto per Molinari, Molinari va da Grassi, pressato da Riva che lo segue, vediamo Molinari a gestire il pallone per Dieng, Dieng prova ad accentrarsi, cerca il pallone per Molinari, grande pallone, prova a girarsi Molinari, lo ferma Brenna in rimessa laterale. Riparte quindi l'Ammo Sportiva, Brenna per Riva, Melosi,
cerca in avanti Buongiorni che sbaglia lo stop. Gatto prova il tiro, grande risposta qui di Romano sul tiro secco di Gatto, che era preciso preciso nel set. So ancora Gatto, prova ad accentrarsi, prova ancora il tiro deviato, sa, è probabilmente calcio d'angolo e così è. Così è per i ragazzi di Brescia che si apprestano alla battuta di questo calcio d'angolo. Abbiamo Molinari sul punto di battuta, ferma il pallone, l'arbitro conta i 4 secondi, indietro da Grassi, affronta Brenna che non lo fa passare, rimessa laterale. Molinari per Grassi, cerca in avanti Gatto, fermato, Brenna recupera il pallone, lo gioca per Riva. Gioca semplice la mano sportiva Buongiorni, però adesso prova un improbabile lancio lungo per Brenna, che non aveva inteso le intenzioni del compagno e stava tornando indietro. Riparte quindi il Città di Bresso, Gatto per Grassi. Grassi cerca, prova Molinari, ma è costretto a tornare indietro. Adesso Dieng. Dieng indietro, sempre da Gatto. Molinari in avanti per Dieng. Dieng defilatissimo, Romano. Romano risponde da questo tiro insidiosissimo del numero 8. Adesso indietro Grassi per Gatto, affrontato da Buongiorni, recupera Melosi che spazza via senza troppi fronzoli. Amo Sportiva che ha approcciato bene questa partita, gioca bene in difesa, non, a parte qualche copertura sbagliata, comunque sta tenendo botta contro una squadra ben organizzata come quella di Bresso. Diamo adesso Buongiorni, in avanti per Brenna, il passaggio è sbagliato, finisce direttamente in rimessa laterale per i ragazzi di Bresso. Se ne incarica Molinari, poggia indietro a Grassi, Grassi avanza, tocca per Gatto, ancora cerca Grassi, copre bene stavolta Marco Riva, la palla esce tranquilla e Romano può gestirla tranquillamente. Davanti per Buongiorni adesso, la ferma bene Buongiorni, prova a districarsi in mezzo a due, lo ferma Gatto, rimessa laterale, Riva per Melosi, Melosi adesso per Buongiorni, prova ad accentrarsi, diventa quasi un 1-2 per Melosi che adesso in una mischia prova a recuperare il pallone e costringe il Città di Bresso a tornare in rimessa laterale. Grassi adesso per Molinari, no scusate, per Gatto. Dieng, Dieng contrastato da Riva, tiene il pallone, ancora Gatto adesso, Gatto gira per Grassi che con un grande tocco libera ancora Gatto che va al tiro, un tiro deviato, sarà ancora calcio d'angolo e stavolta la battuta va a Grassi. L'arbitro conta i 4 secondi, Grassi cerca Molinari che prova il diagonale, lo strozza troppo. Adesso Romano cerca in avanti Buongiorni o Brenna, un pallone a metà tra i due che si perde, recuperato da Bresso. Gatto in avanti per Dieng, contrastato da Riva che recupera benissimo il pallone e lo tiene in campo, prova a saltare Gatto ma perde il pallone. Gatto, Dieng adesso, è solo Romano, salva ancora l'Amo Sportiva. Dieng era praticamente da solo, grande uscita del numero 1 dell'Amo Sportiva che salva ancora una volta il risultato. Molinari alla battuta di questo calcio d'angolo, il terzo per la formazione di Bresso. Grassi per Gatto che gira, Dieng stava per toccare la palla, senza deviazioni si spegne sul fondo. Attenzione adesso, pallone recuperato a centrocampo da Gatto. Bresso che si sta facendo assai più intraprendente, questo comunque è l'atteggiamento difensivo dell'Amo Sportiva, gioca molto di rimessa, comprensibile comunque vista la grande organizzazione delle ragazzi di Bresso. Vediamo adesso Grassi agire a centrocampo, cerca in avanti Molinari, pallone un po' troppo lungo e forte, Romano gestisce il pallone, lo appoggia a Brenna, però l'arbitro lo richiama, deve battere dall'interno del campo. Melosi, attenzione, prova a saltare il neo entrato, il numero 10 Sava. Adesso Grassi, prova per Sava che prova il tiro, stava per diventare un assist per Gatto. Adesso la palla che esce nella metà campo di Bresso, Molinari per Grassi. Grassi avanza ancora, trova Sava, Sava gestisce bene il pallone, lo appoggia indietro a Molinari. Molinari ancora per Sava, Sava gira per Gatto, Gatto prova ad accentrarsi, va da Sava ancora,
Sava ancora in avanti per Gatto, fermato bene da Melosi. Rimessa laterale quindi per Bresso. Sava appoggia per Gatto che va al tiro. Pericolosissima questa rimessa di Bresso, che si è conclusa con il tiro del numero 7 Gatto, che è stato deviato e ci sarà calcio d'angolo. Andiamo quindi Grassi a toccare indietro ancora per Gatto, fermato da Brenna in rimessa laterale. Amo Sportiva che sta tenendo botta contro un Bresso intraprendente. Adesso Sava, attenzione, Sava ancora passa, palo interno, rischiosissima questa situazione per l'Amo Sportiva. Melosi prova il lancio lungo adesso in fase di ripartenza, deviato. Rimessa in attacco per l'Amo Sportiva che prova ad andare a giocare di rimessa. Melosi, buona la risposta del numero 1 di Bresso, Bagarin. Buona questa azione di rimessa dell'Amo Sportiva e anche buona la fase difensiva nell'impedire il contropiede del Bresso. So Gatto per Sava. Sava gira ancora per Gatto. Gatto che perde però il controllo del pallone, che finisce in rimessa laterale. So Riva. Riva per Melosi. Melosi che lascia scorrere il pallone, lo appoggia bene a Bongiorni e torna indietro da Marco Riva. Adesso Melosi cerca il pallone in avanti che si spegne in rimessa laterale. Adesso può ripartire tranquillamente Bresso. Sava per Molinari. Molinari va da Gatto, si propone Grassi centrale, Gatto insiste e appoggia a Molinari. Molinari ancora per Gatto in posizione centrale, tiene il pallone, fermato da Marco Riva con l'ausilio di Andrea Brenna. Adesso Marco Riva ancora recupera il pallone, c'è Grassi, Brenna anticipa Sava, azione un po' confusa. Adesso Gatto, attenzione, Gatto contro Bongiorni, lo salta Gatto, Romano, e c'è il vantaggio del Bresso con Grassi che sulla respinta di Romano era prontissimo, non ha potuto fare altro che appoggiare il pallone in rete. 1-0 per il Bresso. È costretta quindi a ripartire l'Amo Sportiva, che finora stava tenendo botta contro una squadra comunque ben più organizzata, ma comunque spenta finora dalla buona fase difensiva dei saronesi. Riparte quindi adesso Bresso. Gatto. Gatto per Sava. Sava cerca lungo Gatto, buon pallone, se vediamo se riesce a tenerlo in campo, così non è. Coperto bene da Bongiorni. Rimessa laterale quindi per Bresso. Se ne incarica lo stesso Gatto. Gatto per Sava che cerca il tiro sul secondo palo. Andrea Brenna lo devia in rimessa laterale. Molinari adesso per Gatto che va ancora al tiro, copre bene la barriera saronnese. Adesso ancora rimessa laterale, sempre la stessa posizione. Gatto da stavolta lascia Molinari che tocca per Sava. Sava per Grassi. Molinari. Ancora Grassi. Decisce bene il pallone nella scuola di Bresso, non ne butta uno. Lo stavo dicendo adesso, attenzione a Brenna che parte di partenza. Brenna, Bagarin in uscita. Ferma l'azione saronnese e regala una rimessa laterale, comunque in posizione favorevole. Siamo adesso Melosi che cerca sul secondo palo Bongiorni, pallone sbagliato, può ripartire Bresso. Vediamo adesso Sava. Sava in avanti per Molinari, fermato dall'ottima diagonale di Melosi. Sarà calcio d'angolo quindi adesso per Bresso. Grassi va indietro da Sava. Sava cerca il tabino, attenzione Bongiorni, liscia Molinari, fermato da un'ottima uscita di Romano. Ancora calcio d'angolo qui per Bresso. Un po' sfortunata in quella situazione l'Amo Sportiva, che adesso deve stare attenta ancora. Gatto. Molinari non arriva sul pallone che si spegne in rimessa laterale. Può ripartire l'Amo Sportiva che effettua il primo cambio. Esce Andrea Brenna ed entra Matteo Pizarro con il numero 16. Melosi cerca un improbabile pallone in avanti per Marco Riva. Un pallone un po' buttato a caso. Andiamo quindi adesso Gatto alla rimessa, gira per Molinari. Molinari va da Sava. Intanto un altro cambio effettuato dal Bresso, è uscito il numero 7 Gatto.
Vediamo adesso comunque l'azione di Bresso. Grassi davanti per Sava, gira per Molinari, attenzione. Sava ancora cerca il buco in avanti, ancora Molinari gestisce. Sava il pallone, cerca in avanti, cerca di dare il pallone in avanti, non ci riesce. Vediamo adesso Melosi. Melosi non riesce a far filtrare il pallone per Bongiorni, rimessa laterale quindi Marco Riva. Marco Riva prova addirittura il tiro che si spegne non molto alto sulla traversa, una situazione un po' buttata al vento ma comunque pericolosa. Intanto per il Bresso è entrato il numero 4 Poloni. Proprio Poloni adesso gestisce il pallone, come adesso Sava. Sava ancora per Poloni. Gestisce bene il giro palla il Bresso. Grassi, grande palla per Poloni che prova a difendersi, prova a girarsi su Marco Riva che copre bene. Melosi sbaglia l'appoggio a Pisaro, lo prende in controtempo. Adesso attenzione a questa rimessa per Bresso, barriera è un po' piazzata male. Sava adesso che lascia Molinari per Poloni. Poloni va ancora al tiro. Romano, attenzione se lo lascia scappare, attenzione Sava. Sava per Poloni che prova piazzato. Romano stavolta è pronto. Diamo quindi adesso calcio d'angolo per Bresso. Grassi cerca Sava, recupera bene Melosi che può ripartire in ripartenza e perde il pallone sotto la suola, scivola. Adesso attenzione Marco Riva, prova a gestire il pallone, Grassi glielo manda in rimessa laterale. Sfortunata qui l'amo sportiva per questo controllo sbagliato da Matteo Melosi che poteva fruttare un 3 contro 1 golosissimo. Attenzione perché pare che si sia fatto male un giocatore dell'amo sportiva, pare proprio sia Pisarro, fermo a terra a bordo campo. Andiamo quindi, gli vengono apportati i soccorsi, c'è bisogno del cambio pare. E quindi entra Scolari. Entra Scolari, giocatore che viene dalla Juniores, oggi integrato in Under 21. Vediamo quindi, speriamo che comunque vada tutto bene per Pisarro. Fase ferma della partita, qui aspettiamo che Pisarro esca, infatti esce sulle sue gambe, comunque è comunque costretto ad uscire ed ecco Scolari a entrare in campo. L'amo sportiva può ripartire da questa rimessa laterale. Riva tocca per Melosi. Buongiorno Melosi. Melosi gestisce il pallone, attenzione adesso Riva. Riva affrontato dal numero 9 dell'Orto, gestisce ancora il pallone, Melosi cerca in avanti Scolari, non male sbagliato questo controllo di Scolari che regala una rimessa laterale a Bresso. Diamo quindi Poloni per Sava. Sava va ancora da Poloni, ancora Sava, davanti per Molinari che cerca Poloni, copre benissimo Scolari stavolta. Ce ne arriva che è costretto a recuperare bene questo pallone, cerca il filtrante per Bongiorni, improbabile, riparte subito Bresso. Sava si districa bene, il pallone arriva fortunosamente a Poloni che tira, pallone che esce, rimessa dal fondo quindi per l'amo sportiva. Andiamo adesso Melosi. Melosi cerca l'ennesimo pallone in avanti, inutile a mio avviso. Adesso Sava. Sava cerca dell'Orto, fermato stavolta da Melosi, fallosamente secondo l'arbitro. Ah no, scusate, ha segnato la rimessa, scusate, a Bresso. Dell'Orto perde questo pallone, Scolari può ripartire, attenzione a Scolari. Scolari si libera bene, Scolari al tiro. La palla esce e colpisce l'esterno della rete. Rimessa dal fondo quindi per Bagarin che tocca per Sava. Poloni, Sava. Sava cerca Molinari, sbagliato questo pallone. Adesso Riva per Melosi. Melosi cerca un tocco sotto che Bongiorni fatica a tenere in campo ma ci riesce. Adesso Bongiorni costretto a tornare indietro da Marco Riva che cerca il lancio lungo per Scolari, impossibile per il numero 7.
Poloni adesso, Molinari. Molinari per Poloni. Sava. Poloni. Sava ancora. Dell'Orto. Guarda il movimento di Poloni, prova a far passare, recupera bene Marco Riva che stava, però perde il pallone. Dell'Orto. Dell'Orto prova a liberarsi. Autogol del capitano Melosi. Il numero 4 era andato a coprire il secondo palo, ma è stato veramente sfortunato. Ha messo la palla nella propria porta. So, Melosi prova proprio lui da ultimo. Attenzione a questa ripartenza dell'Orto. Attenzione ancora. Coperto stavolta bene da Riva e l'ultimo tocco è del numero 9. Rimessa laterale per l'Amo Sportiva. Melosi adesso gestisce questo pallone, cerca il tocco sotto in avanti per Scolari. Un altro pallone difficilissimo. Adesso Sava per Poloni. Poloni cerca dell'Orto che cerca di liberarsi bene. Sava, attenzione, cercava probabilmente il secondo palo dove si aspettava l'inserimento del numero 3, Molinari. Gioca bene la squadra di Bresso, Amo Sportiva che è stata anche un po' vittima della sfortuna fino adesso, ma anche di alcuni errori individuali. Una partita che non si può dire di certo a senso unico. Adesso attenzione a questo lancio lungo, Poloni prova a liberarsi. Su Romano, lancia lungo per Scolari. Pallone un po' di difficile gestione, recupera quindi Bresso. Poloni prova a liberarsi di Melosi, ma si porta il pallone in rimessa laterale. Riparte quindi Melosi. Melosi cerca, scora Scolari in avanti, copre bene stavolta Molinari. La parte centrale del campo adesso, Melosi per Riva. Riva prova a liberarsi nel saltare Sava, però si trascina il pallone in fallo laterale. Riparte quindi Bresso, che fa entrare il numero 2 Archesso. Poloni, Sava. Sava ancora per Poloni. Poloni, Sava. Sava affrontato da Scolari, gira per Dell'Orto, davanti per Poloni che prova a gestire questo pallone. Melosi ancora fermato stavolta da Archesso. Adesso Riva con un sombrero prova a partire, Marco Riva fermato da Poloni in fallo laterale. Buona iniziativa questa di Marco Riva, che però sbaglia l'appoggio a Bongiorni che si stava per proporre. Rimessa da zona quindi pericolosa per Bresso, quindi Sava la rimessa per Archetto che prova il tiro. Attenzione, Melosi prova a partire, lo ferma ancora Archetto che difende la rimessa laterale per la sua squadra. Vediamo quindi proprio Archetto che va alla battuta. Archesso tocca per Sava che va al tiro. Bongiorni ferma sul secondo palo e può ripartire. Bongiorni tocca per Marco Riva che liscia il controllo. Attenzione, Dell'Orto prova a saltare Melosi che adesso è affrontato da due. Recupera Bongiorni, Scolari gira per Melosi. Attenzione, Melosi prova a saltare Bagarin che non gli permette un buon controllo del pallone. Adesso attenzione, Melosi sbaglia sul calcio d'angolo. Attenzione, Riva può liberare il tiro. Riva copre bene Sava, pericolosa qui l'Amo Sportiva che in questo attimo di euforia ha messo in parecchia difficoltà la squadra di Bresso. Attenzione, arriva per Bongiorni che sbaglia però il controllo, regala il pallone a Bresso e adesso attenzione, potrebbe ripartire in contropiede ma gestisce il pallone anche in virtù del vantaggio di due gol acquisito. Attenzione adesso Sava combina con Dell'Orto, un po' fortunosa questa combinazione che però finisce per spegnersi in fallo di fondo. Diamo Romano quindi toccare per Riva per Scolari. Scolari prova a saltare Dell'Orto, attenzione che prova a recuperare il pallone adesso Archesso, fermato da Andrea Brenna. Rimessa laterale quindi per Bresso. Andiamo quindi Poloni per Archesso. Archesso ancora per Poloni. Poloni cerca il movimento di Archesso in avanti, Romano recupera e appoggia a Marco Riva. Marco Riva si appoggia a Scolari che ha di fronte Archesso. Marco Riva è costretto a rilanciare lungo Tavazzani, buono lo stop ma non riesce a difendere il pallone. Adesso Dell'Orto davanti per Sava che supera Marco Riva. Attenzione Sava!
pallone fuori. Buona iniziativa questa di Bresso. Ancora Marco Riva, poggia a Scolari. Riva ancora per Scolari. Scolari che sbaglia l'appoggio ad Andrea Brenna. Vediamo quindi Archesso la rimessa a toccare per Poloni. Sava davanti per il numero 14 Vignola, che ha perso questo pallone ribattuto dall'amo sportiva nell'altra metà campo, quindi sarà rimessa proprio per Bresso. E intanto è rientrato il capitano Grassi per la squadra oggi in maglia bianca. Sopoloni sbaglia questo passaggio, Brenna recupera bene il pallone, lo appoggia a Marco Riva che si deve liberare. Attenzione, Grassi rischia di recuperare il pallone. Riva ancora lotta Marco Riva da gladiatore, recupera questo pallone. Riva, Bagarin ferma questo pallone. Davvero gladiatore Marco Riva, ha costruito da solo questa occasione. Adesso Scolari va al tiro e va al tiro che Bagarin ferma senza neanche troppa difficoltà. Un tiro comunque risultava insidioso. Adesso prova Archesso per Poloni, davanti per Vignola prova a girarsi. Vignola, attenzione, fermato da Tavazzani. Rimessa laterale per Bresso. Intanto Grassi discute con il direttore di gara su alcune decisioni che secondo lui non sarebbero state prese. Sopra Grassi prova a superare bene la barriera, mette in mezzo Scolari, copre bene Brenna, decide di spazzare in rimessa laterale. Adesso fase un po' di confusione tra i ragazzi di Saron. Adesso Archesso prova il tiro fermato da Scolari in calcio d'angolo. Se ne incarica proprio Grassi per Poloni, ancora per Grassi. Il pallone però è uscito. Intanto viene chiamato un time out da mister Ivan Colombo, mister dell'Under 21. Vediamo di dare alcune indicazioni ai suoi ragazzi che finora non si sono dimostrati di certo in balia della squadra di Bresso. Hanno tenuto botta finché hanno potuto. La squadra ospite comunque risulta essere assai decisamente più organizzata e più pratica di questo sport dei ragazzi di Saron, ancora novizi in questa categoria. Mentre intanto vengono distribuite le indicazioni da parte di entrambi i mister, ci possiamo tranquillamente dire che questa partita è leggermente a favore di Bresso. Non diciamo che si tratta di un match a senso unico, ma comunque un match in cui i ragazzi di Saron, che sono stati abituati l'anno scorso a ricevere parecchie batoste da squadre decisamente più organizzate, finora stanno tenendo botta contro quella che possiamo definire una grande squadra in questa categoria, come avrete potuto vedere, amici web spettatori. Si parte quindi dalla situazione in cui ci eravamo fermati. Una rimessa laterale per Amo Sportiva, se ne incarica Brenna che tocca per Melosi cerca in avanti Tavazzani che deve lottare con il numero 6 Ronzoni. La palla che, calciata via da ragazzi di Bresso, finisce in fallo di fondo. Lancio lungo di Romano per Brenna che cerca di fermare il pallone, fermato da Grassi che involontariamente comunque tocca indietro per Bagarin. In ogni caso il retropassaggio sarebbe stato permesso, ma Bagarin l'ha presa con le mani, cosa che non avrebbe potuto fare. Adesso attenzione, Archesso davanti a Romano non si fa trovare impreparato. Melosi cerca in avanti Scolari, un passaggio un po' troppo potente, adesso si perde un attimo, va Vignola, fermato da Brenna che prova a saltare il numero 6 Ronzoni, no scusate, il numero 6 Minotti, scusate l'errore. Grassi, tocca proprio per Minotti per Archesso. Grassi ancora Archesso, cerca ancora Grassi che manca il controllo. Buona azione ancora questa di Bresso, che con queste combinazioni sul lungo linea si sta
creando diversi fastidi alla società saronnese. Adesso vediamo proprio Minotti. Archesso per Grassi. Grassi affrontato da Tavazzani, costretto ad accentrarsi, va da Vignola. Vignola indietro per Archesso, palla un po' arretrata, sale in pressing l'Amo Sportiva, Melosi. Palla recuperata su questo rilancio lungo da parte di Archesso. Adesso palla lunga per Tavazzani che prova a saltare, affrontato da Archesso. Palla che comunque non viene toccata da nessuno e che si spegne in fallo di fondo. Adesso Grassi, avanti per Minotti. Minotti va da Archesso, gira palla Bresso, Vignola, Grassi si accentra, tocca per Minotti, Grassi ancora, va da Vignola che prova a saltare Brenna, prova a girarsi, Vignola tenta un dribbling di suola, stavolta Andrea Brenna lo ferma bene in rimessa laterale. So, attenzione, qui ancora Vignola che prova a girarsi, copre bene stavolta l'Amo Sportiva, anche un po' confusionalmente. So, rimessa laterale per i ragazzi di Saronno. Scolari, Melosi in avanti, passaggio decisamente impreciso e troppo potente. So, gestisce palla Bresso che effettua un cambio. Pare sia uscito il numero 2 Archesso, è entrato il numero 5 Ronzoni. So, Grassi cerca Minotti, copre bene stavolta Andrea Brenna. Sarà quindi calcio d'angolo a favore della squadra di Bresso. Vediamo gli schieramenti delle due squadre, la situazione di palla da fermo, palla, colpo sotto da parte di Grassi a cercare il movimento di Vignola, impreciso stavolta. So, Melosi, vada a Scolare che tenta il lancio lungo per Buongiorni, tanto Melosi è costretto a spazzare su Vignola. La rimessa laterale viene data all'Amo Sportiva. So, Melosi cerca un altro colpo sotto troppo lungo per il movimento del compagno. Adesso vediamo proprio Ronzoni per Minotti va da Vignola per Grassi affrontato da Scolari, prova a superarlo, è costretto ad appoggiarsi a Vignola. Adesso Ronzoni ancora da Grassi fronte a Scolari, grandi finte qua di Scolari che stavolta commette fallo di ostruzione sul capitano di Bresso che con le sue finte ha fatto ammattire il numero 7 saronnese. Sarà quindi calcio di punizione a favore di Bresso. C'è Ronzoni sul pallone, probabile un passaggio verso Minotti, potete vedere largo a destra, invece va al tiro Ronzoni romano senza fronzoli, manda il pallone in rimessa laterale. Ah, scusate, proprio in calcio d'angolo è finito. Grassi per Minotti. Vignola prova a girarsi, fortunato qui nel rimpallo romano, però lo ferma. Adesso davanti per Melosi che tenta l'appoggio, fortunatamente riuscito per Brenna. Adesso Buongiorni prova ad accentrarsi, Brenna che tarda il tiro e viene fermato. Adesso attenzione a Scolari, trova il dribbling, un po' fortunato qui Buongiorni che cicca completamente il tiro, non può ripartire. Adesso quindi Bresso con Grassi costretto ad accentrarsi, tocca per Minotti, davanti per Ronzoni che prova a controllare questo pallone ma il suo tocco manda il pallone in rimessa laterale. Tanto rientra Marco Riva. Il passaggio in avanti di Melosi è fermato da Grassi. Sarà quindi rimessa laterale in zona difensiva per i ragazzi di Saronno. So, quindi Buongiorni cerca il pallone in avanti, fermato da Vignola. Grassi, attenzione Grassi, lo salta uno, ancora in mezzo per Vignola che è lì sul secondo palo, implacabile il numero 14. Grande azione del numero 11
il capitano Grassi, che trova Vignola sul secondo palo e che senza complimenti mette il pallone in porta. Incolpevole qui Romano, difesa che ha coperto male il secondo palo della sua attenzione a Bongiorni, che si gira del gol! Il gol dell'Amo Sportiva con Bongiorni. Immediata la reazione saronnese, che riporta a meno 2 il suo passivo. Non abbiamo neanche fatto in tempo a segnalarvi la sostituzione di Brescia, è uscito proprio Vignola, l'autore del gol, ed è rientrato il numero 8 Dieng. Minotti. Minotti tocca per Grassi. Grassi va da Dieng, scusate. Grassi ancora, Minotti. Pressato da Brenna, che costringe il recupero palla a Grassi. Tocca ancora per Minotti, che si propone per l'appoggio, ancora Grassi, cerca Dieng in avanti, buono questo passaggio, Melosi copre bene su Dieng, Melosi cerca Marco Riva che era praticamente da solo, Ronzoni con una grande diagonale lo ferma. L'Amo Sportiva che adesso ha preso un modo di iniziativa ma ha sbagliato questo calcio d'angolo, Dieng è da solo, attenzione, per il 4-1 di Brescia c'è Romano! Romano ferma Dieng e Brenna copre su Minotti, che era lì a porta sguarnita. Fortunata anche qui l'Amo Sportiva, ma comunque grande recupero difensivo. Fortuna che serve sempre a volte. Adesso Brenna ancora per Bongiorni, l'1-2 cercato, copre ancora bene Ronzoni. L'Amo Sportiva che pare essersi svegliata dal suo torpore difensivo. Non stava neanche giocando una brutta partita fino a prima, adesso ha rimesso questa partita sui binari dell'equilibrio, nonostante il risultato dica altro. Occhio però adesso a non farsi prendere dall'euforia e lasciare situazioni come quella precedente, in cui Dieng si è ritrovato praticamente da solo. Attenzione al tiro di Melosi, Bagarin non si fa trovare impreparato e riparte quindi Bresso con Gatto, Ronzoni. Ancora Gatto, rientrato al posto di Minotti, Dieng va da Grassi, attenzione, pressato da Marco Riva, che per poco non recupera il pallone su Grassi e lo va a pressare e costringe alla rimessa dal fondo Bresso. Pressing aggressivo stavolta dell'Amo Sportiva. Sbaglia qui Bresso in impostazione, fase un po' confusa per i ragazzi di Bresso, che finora gestivano bene il possesso palla. Adesso il pressing aggressivo dell'Amo Sportiva li mandati tutti un po' in confusione. Adesso attenzione, ancora il pressing aggressivo dell'Amo Sportiva. Brenna lascia uscire questo lancio lungo di Ronzoni e l'Amo Sportiva può ancora gestire il pallone. Amo Sportiva che ci sta mettendo tanto il carattere in questa situazione. Marco Riva adesso lotta, prova a partire, affrontato da Gatto. Marco Riva gestisce il pallone in mezzo a due, guadagna una rimessa laterale. Adesso se ne incarica proprio Riva per Melosi. Melosi va al tiro, non difficile per Bagarin. Adesso vediamo Grassi per Gatto. Gatto vede Ronzoni, lo trova, sta fermato stavolta, anche un po' fortunoso nel rimpallo senza fronzoli. Marco Riva manda il pallone in rimessa laterale. Si sta per concludere un primo tempo che potremmo anche definire equilibrato, soprattutto in questa ultima fase in cui l'Amo Sportiva è riuscito a trovare il suo gol, ma che comunque ha visto una squadra organizzata come il Città di Bresso contro praticamente ancora dei novizi, ragazzi dell'Amo Sportiva, che comunque se la sono giocata. Adesso Grassi avanti per Dieng. Dieng difende il pallone, cerca l'appoggio elegante per Gatto, fermato da Melosi, addirittura in rimessa dal fondo. Vediamo Grassi adesso. Grassi va incontro a Brenna, si appoggia a Ronzoni. Gatto va da Grassi, Dieng prova ad accentrarsi, sbagliato il passaggio ma fortunato, perché Andrea Brenna devia il pallone in rimessa laterale. Se ne incarica Ronzoni, che appoggia a Grassi. Grassi che ancora prova ad andare sul fondo, ancora in mezzo Romano, stavolta copre bene la linea di passaggio e manda il pallone in calcio d'angolo. È stato chiamato un time out a 6 secondi dalla fine, cosa direi alquanto inusuale.
ma probabilmente, in quanto la regola del timeout indica che appena il pallone è a disposizione di quella squadra e il timeout viene assegnato, probabilmente non ci sono state occasioni se non fino adesso per il timeout della squadra di Bresso. Se vediamo le ultime indicazioni che magari serviranno ad introdurre quelle che saranno quelle importanti nella pausa tra primo e secondo tempo, probabilmente adesso, non probabilmente, sicuramente, appena l'arbitro darà l'ordine di riprendere il gioco, probabilmente verrà battuto il calcio d'angolo, ma l'arbitro potrebbe anche fischiarne la fine subito. Ecco subito la ripresa del gioco, vediamo Grassi che va verso il pallone del calcio d'angolo. Ricordiamo che col tempo effettivo il tempo parte quando l'arbitro fischia, qui d'angolo verrà battuto, o quindi Grassi va in mezzo, pallone che si spegne in fallo laterale, 4 secondi alla fine del primo tempo. E lì vivremo insieme. Adesso con Melosi cerca il lancio lungo dalla rimessa, sbagliatissimo. Bagarin prova a ripartire. Intanto l'arbitro decreta la fine di questo primo tempo. L'analisi ve l'ho già fornita durante i time out. Ammo Sportiva che se l'è giocata nonostante tutto, squadra di Bresso forte, assai decisamente più organizzata. Non mi resta che a darvi un arrivederci e ci ritroviamo qui per il secondo tempo sempre su Piero da Saronno. Rieccoci qui amici di Piero da Saronno per il secondo tempo di questo Ammo Sportiva Città di Bresso. Risultato parziale di 1-3 per la squadra ospite. I ragazzi di Saronno se la sono giocata contro una squadra, come già detto nel primo tempo, assai più organizzata. Ammo Sportiva che comunque l'ha giocata con grinta, con carattere, ha fatto vedere a tratti idee di buon gioco, buon calcio a 5. Non ci resta che seguire questo secondo tempo con voi amici web spettatori di Piero da Saronno. Attendiamo quindi il calcio d'inizio, l'arbitro che si reca dal suo assistente alla lavagna luminosa, porta il fischietto alla bocca e dà il via a questo secondo tempo. Brenna, tocca per Melosi, Brenna cerca in avanti Buongiorni, sbagliato questo passaggio, può già ripartire presso con Sava. Adesso Gatto, ancora Sava, col numero 10 che zona centrale, appoggia per Grassi. Adesso Gatto va da Dieng gestisce bene questo pallone, appoggia indietro a Gatto che finta il tiro, tocca da Grassi. Sava cerca Dieng in avanti, pallone un po' troppo lungo, rimessa dal fondo quindi per l'Ammo Sportiva. Romano appoggia a Brenna costretto a rilanciare lungo, pallone che si spegne in rimessa laterale sulla tre quarti di Bresso. Adesso Gatto per Grassi cerca ancora Gatto va da Dieng, non buono questo controllo ma riesce comunque ad appoggiare a Gatto che va via Marco Riva. Gatto adesso l'appoggio per Grassi, fermato da Marco Riva che può partire da solo. Marco Riva va al tiro, ferma ottimamente Bagarin, lo blocca. Adesso Grassi prova a partire, Melosi recupera questo pallone, Brenna prova a ridarlo a Melosi che sarebbe stato in una situazione assai vantaggiosa. Rimessa laterale proprio per il capitano dell'Ammo Sportiva Edoardo Melosi che va ad accentrarsi, cerca Brenna in avanti, pallone un po' troppo forte, ha provato a controllarlo il numero 10 di Saronnese, fermato, quindi riparte Gatto. Sava davanti ancora da Gatto, sbagliato questo controllo, Buongiorni affronta tutta la difesa, non aveva appoggi e ha perso questo pallone che si è spento in fallo di fondo. Adesso Gatto per Grassi, Gatto ancora, Sava adesso, lungo per Dieng, bellissimo questo pallone, Dieng non riesce a spizzarlo in mezzo di testa dove si stava muovendo il capitano, il numero 11 Grassi. Lancio lungo di Romano per Marco Riva che non riesce però a controllare questo pallone. Adesso riparte ancora Bresso, Grassi,
Grassi fermato stavolta da Buongiorni. Buongiorni prova a partire, Buongiorni va al tiro deviato. Stava diventando pericolosa questa deviazione. So, Buongiorni. Buongiorni alla battuta, Buongiorni va indietro da Brenna, fermato stavolta da Grassi. Attenzione, Grassi è praticamente da solo. Grassi porta il pallone, Grassi! Grande gol questo del numero 11, che si è bruciato letteralmente tutta la tre quarti campo dei ragazzi saronnesi, che l'hanno lasciato da solo davanti a Romano, che non ha potuto fare niente su questo tiro di punta preciso del capitano, che firma la doppietta personale. Adesso Melosi ancora preso dal nervosismo, non prova a gestire questo pallone sul rimpallo. Riparte ancora quindi Bresso, Gatto per Grassi. Inizio traumatico di secondo tempo per i ragazzi di Saronno. So, Sava ancora per Dieng, bravissimo qui Sava, Dieng fermato da Romano in calcio d'angolo. Romano decisivo oggi in parecchi frangenti. Sarà quindi calcio d'angolo per Bresso. Diamo Grassi. Grassi va in mezzo, Dieng non arriva su questo pallone. Era praticamente da solo il numero 8. Quindi rimessa laterale, se ne incarica Melosi e tocca davanti per Brenna, appoggio ancora per Melosi, lancio lungo per Buongiorni. Buongiorni non riesce a gestire questo pallone, scivola anche il numero 11. Siamo quindi Bagarin per Gatto. Gatto appoggia a Grassi. Grassi che cerca lungo per Gatto, fermato stavolta da Buongiorni. Adesso Marco Riva salta Grassi, prova a portarsi in avanti il numero 8, è costretto a tornare indietro a Melosi che gira per Buongiorni. Buongiorni prova a cercare Brenna, pallone un po' lento intercettato da Sava che si libera di Marco Riva e appoggia a Grassi. Gioca bene adesso la squadra di Bresso. Davanti adesso Sava per Grassi, fermato fallosamente da Marco Riva. Sarà calcio di punizione da zona parecchio interessante per Bresso. Se ne incarica lo stesso Grassi, mentre il numero 10 Sava è tornato in panchina per ricevere indicazioni. Adesso si riporta vicino alla linea di battuta e si prende l'incarico di battere questa punizione. Due giocatori pronti all'appoggio per il tiro per Bresso, quindi Sava lo appoggia per Grassi, ancora la combinazione, stavolta strozza il tiro Sava. Romano quindi lancia lungo per Buongiorni, anticipato da Gatto. Grassi adesso, Gatto per Sava. Sava cerca il movimento di Grassi, coperta bene la linea di passaggio da Buongiorni. Adesso ancora Grassi, Grassi indietro da Sava. Sava appoggia Grassi, Grassi per Dieng, Dieng va da Gatto, ancora Dieng, Dieng per Sava, Sava ancora da Dieng, adesso Sava spazio davanti per Gatto che combina benissimo con Dieng. Impreparata qui la difesa di Saronno, grande combinazione tra i giocatori di Bresso. Grande azione Sava Gatto Dieng che porta al quinto gol del Bresso e alla prima firma in questa partita per il numero 8. Tanto esce, è uscito Marco Riva ed è entrato il numero 7 Federico Scolari. So, proprio Scolari cerca in avanti Buongiorno, anticipato stavolta da Gatto, ancora Dieng fermato da Melosi, fortunato però qua Gatto recupera il pallone, fermato da Scolari in calcio d'angolo. Pallone che si è perso sulle tribune. Dietro! Anzi, scusate, sarà rimessa laterale. Addirittura in rimessa laterale è finita la respinta sul tiro di Gatto, che va proprio al tiro! La barriera si è aperta, era aperta e Gatto firma il 6-1. Un tiro insidiosissimo, inizio traumatico per i ragazzi di Saronno che non riescono più a fare niente.
su Melosi per Brenna. Brenna salta bene Sava, ma poi perde sul fondo il suo pallone. Cioè, scusate, vai, finisce in rimessa il suo pallone deviato da Gatto su Scolari. Alla, no, scusate, Brenna per Melosi che va ancora al tiro. Ho detto, in questa partita forse eccessivamente egoista il numero 4 in certi frangenti. So, Sava per il numero 4 Poloni. So, ancora Sava cerca il movimento di Poloni in avanti, pallone che si spegne direttamente sul fondo. Andiamo adesso Romano a toccare per Buongiorno. Uomo sportiva che deve necessariamente rialzare la testa dopo questo sesto gol. Ci si aspetta almeno una reazione dai ragazzi di Saronno. Vediamo Poloni per Grassi. Grassi gestisce ancora il pallone, cerca in avanti il movimento di Sava. Stava per ricrearsi un'azione pericolosa con Dieng, che però non è riuscito a controllare bene. Adesso Poloni per Grassi. Poloni ancora per Grassi. Grassi si sposta centralmente, appoggia a Sava. Grassi cerca il movimento di Sava, fermato stavolta da Melosi. Su Buongiorno non riesce a tenere questo pallone in campo. Rimessa laterale quindi per Bresso. Poloni in avanti, saggio velleitario che si spegne direttamente sul fondo. Quindi adesso Melosi prova ad impostare, cerca in avanti Brenna, ma perde il pallone Dieng. Attenzione, Dieng da solo, Dieng! La doppietta di Dieng pare non... sì, è stata convalidata, viene dato un fallo cumulativo anche all'amo sportiva, in quanto Melosi aveva fatto ostruzione sul numero 11 Grassi. Dieng firma la sua doppietta personale, umiliando, si potrebbe dire, la difesa di Amo Sportiva, che adesso prova ancora questo passaggio che si spegne in rimessa laterale per i ragazzi di Bresso, che adesso possono gestire tranquillamente. Andiamo Poloni, salta Brenna in pressing, Melosi, altro pallone perso, Poloni per Sava, Sava per Dieng, davanti per Poloni che è da solo, il palo, gioca sul velluto. Adesso Bresso su un'Amo Sportiva stordita. So, Buongiorno prova a partire da solo, viene fermato da Grassi. Buongiorno per Scolari, Scolari per Melosi. Melosi cerca Buongiorno che è da solo, pallone che si spegne sul fondo. Impreciso qui Buongiorno in una situazione assai favorevole. Viene sostituito Dieng ed entra Dell'Orto. L'arbitro costringe il Bagarin a ripetere la rimessa dal fondo. Adesso riparte Bresso, Dell'Orto prova ad appoggiarsi a Sava, Brenna manda, ferma tutto in rimessa laterale. Parte proprio Sava, Sava va da Grassi, pressato da Scolari, Grassi passa a Sava, Sava pressato da Brenna, cerca il lancio lungo che si spegne in rimessa laterale. Viene chiamato il time out da mister Ivan Colombo dell'Amo Sportiva. Vediamo se adesso il mister saprà risvegliare l'animo dei ragazzi saronnesi, decisamente storditi. 3 gol subiti nel giro di 6 minuti, quando nel primo tempo se l'erano giocata assai meglio. Si è vista parecchia disorganizzazione a livello difensivo da parte dei ragazzi di Saronno, incisivissimi invece i ragazzi di Bresso, che anche grazie alle loro grandi qualità balistiche e tecniche sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni che gli sono capitate, in virtù, come già detto, delle loro grandi capacità. Squadra che, come avrete potuto notare, è proprio pratica di questo sport, del calcio a 5. Amo Sportiva che adesso deve dare almeno una dimostrazione di carattere. Rientra, ci pare che sia pronta una sostituzione tra le file dei saronnesi. Sta per rientrare Marco Riva.
Marco Riva, ed entra anche Roberto Borghi. Roberto Borghi con il numero 5. So, buongiorno. Va, si incarica di questa rimessa per Marco Riva. Riva va da Scolari, ha il pallone tra i piedi, tocca di nuovo indietro a Marco Riva. Riva per Buongiorni, Buongiorni per Riva. Riva finta su Dell'Orto. Scolari adesso è costretto a difendere questo pallone da Sava. Dietro Riva, attenzione, supera bene Dell'Orto, attenzione. Borghi adesso è costretto ad andare a contrastare Grassi su questo recupero. La rimessa laterale è per Bresso. Grassi indietro da Poloni. Poloni per Sava. Sava tocca per Grassi. Sava adesso ancora al pallone tra i piedi. Grassi adesso. Grassi va da, ancora da Sava. Sava cerca lungo Dell'Orto che si gira bene. Romano. Romano ancora decisivo. Manda il pallone in calcio d'angolo. Grande prestazione oggi del numero 1 nonostante i 7 gol subiti. Decisivo in parecchi frangenti. Quindi calcio d'angolo, attenzione adesso a Grassi che appoggia Dell'Orto, difende questo pallone. Sava, attenzione, non rischia di perderlo. Buongiorni, è da solo. Buongiorni, strozza il tiro. Un'altra grande occasione sprecata. L'Amo Sportivo che comunque pare dare segni di risveglio. So, riparte Bresso con Grassi. Appoggiare a Sava. Vediamo appoggiare a Sava. Sava che appoggia a Poloni. Scolari prova l'anticipo ma viene fermato da Sava. Adesso Borghi commette un fallo sul numero 11. Grassi. Il conto dei falli cumulativi vede 3 falli per l'Amo Sportiva, 0 per Bresso. Ricordiamo ai nostri amici di Piero da Saronno che il calcio a 5, i falli cumulativi servono ad ottenere dei tiri liberi, ovvero dal quinto fallo in poi ogni fallo a proprio favore verrà trasformato in un tiro libero anziché in un calcio di punizione. Tiro libero che si tira dal dischetto che è poco sopra l'area di rigore. So, Sava gestisce il pallone, tocca per Dell'Orto. Marco Riva, attenzione, anticipo, buono l'anticipo di Marco Riva che va al tiro. Lone che si spegne sul fondo. L'arbitro assegna la rimessa dal fondo. Se ne incarica Bagarin. Poggiare adesso per Poloni. So, Sava. Sava cerca Dell'Orto. Pallone sbagliato. So, se ne incarica Marco Riva a battere questa rimessa. Tocca per Scolari. Scolari che affronta Molinari. Guadagna una rimessa laterale. Adesso Scolari appoggiare ancora per Marco Riva che cerca lungo. Fermato da Dell'Orto, Marco Riva prova a passare in mezzo a due avversari, Molinari lo ferma e guadagna anche la rimessa laterale a favore di Bresso. Vediamo Molinari adesso toccare indietro per Sava. Sava va da Dell'Orto, fermato. Vediamo adesso Poloni. Poloni lungo per Dell'Orto, pallone che finisce direttamente sul fondo. So, Romano al lancio lungo, cerca Borghi che prova a svettare su Molinari. La rimessa laterale per Bresso. Poloni in posta. Vediamo adesso Sava. Sava ancora per Poloni. Sava ancora col numero 10. Cerca gli sbocchi. Deve andare da Molinari. Ancora Sava che si porta in avanti. Sava affrontato da Scolari. Andiamo adesso indietro da Molinari. Molinari che ha la libertà di gestire il pallone. Sava qui di prima stava per fare un grande gol. Ha mirato all'angolino. Grande risposta qua di Romano, è ripartita subito l'Amo Sportiva. Adesso Buongiorni che perde ingenuamente questa palla. Dell'Orto prova a liberarsi, adesso Sava ancora, Sava, il tiro ribattuto, Sava, Dell'Orto, Dell'Orto ancora, cerca 1-2 con Sava, recupera Buongiorni che può ripartire, Buongiorni è da solo, Buongiorni ancora il tiro, Bagarin, ancora a dire di no. Adesso Sava, Sava affrontato da due avversari, a spazio adesso Poloni, poggia per Molinari, Poloni. Poloni fermato da Scolari. Scolari che subisce fallo qui da Dell'Orto, che ha da ridire. Un po' perplesso su questa decisione dell'arbitro, ma che a noi è parsa ineccepibile. So, Buongiorni. Buongiorni cerca in avanti Borghi che prova a difendere questo pallone. Lo perde, attenzione alla ripartenza Dell'Orto, costretto ad allargarsi e guadagna una rimessa laterale. Vediamo quindi adesso se ne incarica Sava.
Sava per Molinari. Molinari ancora da Sava. Sava va in ancora indietro da Molinari. Adesso ancora Sava. Gestisce palla a Bresso, Sava sbatte contro Roberto Borghi e guadagna l'ennesima rimessa laterale per Bresso. Sava indietro da Molinari. Sava affrontato da Borghi, rischia adesso Poloni, Molinari, ancora Poloni, Sava. Sava si accentra, cerca Poloni, azione a Poloni, Dell'Orto adesso cerca l'1-2 con Poloni. Tanto rientra il capitano Edoardo Melosi al posto di Buongiorno. Proprio Melosi adesso appoggia Scolari. Melosi. Ancora il lancio lungo fermato. Palla che finisce tra le mani di Romano che va subito da Scolari. Scolari per Melosi. Ancora Scolari. Scolari cerca lungo Marco Riva che gestisce bene questo pallone e viene fermato intanto da Minotti. Andiamo Poloni. Poloni torna da Molinari. Ancora Poloni. Poloni per Vignola che si libera bene, colpisce il palo. Vignola ha lasciato libero, troppo libero in quella circostanza, ha avuto un'altra buona occasione per firmare la propria doppietta. Adesso Scolari gestisce bene questo pallone, lo appoggia indietro a Borghi. Borghi cerca il lancio lungo per Melosi, intercettato da Poloni e intercettato da Poloni che adesso imposta per Molinari. Ancora Poloni. Molinari, Poloni. Gestisce palla il Bresso in virtù anche del largo vantaggio acquisito. Poloni rischia, Scolari aveva anticipato bene su Molinari, adesso Minotti ha recuperato questo pallone. Molinari da Minotti. Molinari, ancora Minotti. Continui scambi tra i due. Molinari va da Vignola. Vignola pressato da Borghi. Adesso Poloni. Poloni cerca a lungo Minotti. Attenzione, Minotti è solo. Minotti firma l'8-1 del Bresso. Buona questa azione. Minotti che si è liberato sul lungo linea. Pescato bene da Poloni. Stavolta un po' di colpe per Romano, che ha visto il pallone colpirlo per poi finire in porta l'MLM. Intanto per Bresso è entrato il numero 2 Archesso. Andiamo Melosi per Riva. Riva che cerca a lungo Scolari, che cerca un appoggio improbabile di tacco, poteva arrivarci Brenna. So Minotti per Archesso. Vada Molinari. Molinari per Minotti. Molinari. Vignola. Vignola ancora da Molinari, pressato da Scolari, lo supera bene Molinari, prova a partire, attenzione, pallone recuperato da Melosi che prova a saltare Vignola, non ci riesce, attenzione, Archesso per Vignola. Vignola prova a partire, Vignola affrontato da Andrea Brenna, stavolta commette fallo il numero 10, fallo di ostruzione. Sarà calcio di punizione per Bresso. Ha da dire il numero 10 su questa decisione dell'arbitro. Questo calcio di punizione per Bresso, zona tre quarti, se ne incarica Minotti. In barriera Tavazzani che ha sostituito il numero 7 Scolari. Barriera 2 per Romano, vediamo cosa deciderà di fare Minotti, appoggia per Molinari. Non rinuncia a giocare il Bresso, anche nonostante il vantaggio acquisito. Brenna adesso supera bene. Ha sbagliato qui Brenna, non si capiva se era un modo per continuare il dribbling o per passare a Tavazzani. Romano adesso è costretto a spazzare via il pallone. Finisce direttamente tra le braccia di Bagarin. Molinari per Archesso. Molinari. Molinari per Vignola, fermato da Melosi. Siamo sportiva che in questi ultimi 8 minuti deve dare una reazione, di far vedere almeno una reazione, provare a segnare almeno un gol. Adesso vediamo Molinari, trova bene Archesso, gioca benissimo il Bresso su
su questi errori in fase di questi errori difensivi della Mo Sportiva, che fatica adesso a seguire gli uomini, anche magari in virtù di un rilassamento dovuto anche a quello che è il risultato che si è venuto a creare. E quindi Bagarin per Archesso, si gira bene Vignola su Brenna, pallone che comunque viene deviato e finisce in calcio d'angolo. Se ne incarica Minotti. Minotti dal calcio d'angolo. Pallone in mezzo fermato da Melosi, che può provare a ripartire. Melosi, c'è Tavazzani sul secondo palo. Ha provato il tiro Melosi, era una qualcosa a metà tra un tiro e un passaggio sul secondo palo. Adesso Molinari. Minotti. Molinari. Vignola, Vignola da Molinari, ancora Vignola. Vignola si libera bene Archesso su Melosi, pallone che finisce addirittura in rimessa laterale, no scusate, fallo di fondo, avevo visto male io, scusate. Adesso Volpi, ne ho entrato, tocca per, arriva il pallone a Melosi, lascia Tavazzani per Brenna. Buona azione qui, combinazione Melosi Tavazzani Brenna. Adesso reclama per un calcio d'angolo il numero 10 saronnese, non è stato assegnato. Adesso riparte subito la Mo Sportiva, rimessa laterale per i ragazzi di Saronno. Melosi cerca in avanti Brenna, che subisce stavolta fallo da parte di Minotti. Buona occasione qui per i ragazzi saronnesi. Sul pallone vediamo sia Brenna che Melosi. Il direttore di gara indica la barriera, il posizionamento da prendere. Diamo Brenna sul punto di battuta. Brenna, probabile che andrà al tiro. Difficile cercare uno schema con, ecco, attenzione al movimento. Brenna va addirittura al tiro. Ci dovrebbe essere stata una deviazione. Calcio d'angolo. Abbiamo proprio Brenna alla battuta, appoggia per Volpi, anticipato da Vignola. Vignola è solo, Vignola è solo, recuperato benissimo da Tavazzani, l'unico che ci pare non aver mollato, un po' molli qua in fase di rientro i suoi compagni. Tavazzani comunque ha impedito a Vignola di ritrovarsi completamente da solo davanti a Romano. Calcio d'angolo quindi, Molinari tocca indietro per Minotti, Minotti in mezzo per Vignola, pressato da Volpi, palla che resta lì, una mischia, Brenna prova a partire, ancora Vignola, fase un po' confusa, Volpi spazza via, poteva diventare un buon assist per Brenna, ha coperto bene Minotti. Minotti per Molinari. Minotti che ha battuto come se fosse un calcio di punizione, ma era una rimessa laterale. Almeno questa è la nostra impressione. So Brenna appoggia per Melosi, che tenta ancora il tiro che finisce alto. So Molinari. Bresso che Corronzoni adesso in campo gestisce queste fasi finali della partita. Molinari per Ronzoni. Abbiamo Vignola adesso in avanti, cerca Molinari, fermato da Melosi, che comunque non riesce a tenere in campo questo pallone. Molinari in battuta, rientra il numero 10 Sava. Abbiamo adesso Ronzoni. Ronzoni per Archesso. Archesso per Molinari. Abbiamo adesso Ronzoni, lungo per Archesso. Archesso prova a girarsi, Volpi spazza via. Abbiamo quindi Bagarin, Molinari, Sava, Molinari, Ronzoni, Molinari, Sava, Sava per Ronzoni, Ronzoni che prova ad andare via, Tavazzani chiude bene, attenzione a Brenna che cerca Melosi, stava facendo tutt'altro movimento, ha recuperato già palla presso, Archesso cerca in avanti lungo Sava che non riesce nel controllo, pallone che finisce... Il rimessa laterale, Tavazzani, tocca per Volpi,
Volpi prova a girare questo pallone, cerca Melosi. Controllo sbagliato di Archesso, favorisce proprio Melosi che prova a gestire questo pallone. Archesso però con caparbietà ritorna e lo mette in rimessa laterale. Adesso Brenna alla battuta di questa rimessa. Adesso Melosi prova a gestire questo pallone, Brenna lo perde contro Molinari. Ancora rimessa laterale a favore dell'Amo Sportiva, che dà accenni di reazione. Ancora il tiro di Melosi che si spegne alto. Discutibili le scelte del numero 4 in fase di battuta. Il calcio da fermo. Attenzione adesso, un po' di confusione in marcatura. Comunque Ronzoni tiene il pallone. Grassi, grande palla, qui in tocco sotto per Ronzoni che è da solo. Ronzoni salta Volpi e comunque in modo involontario lo ferma. Azione non giudicata fallosa dall'arbitro. La palla è comunque tornata a Bresso. Diamo Sava, spazio Sava, rientra Sava. Attenzione Sava, gestisce il pallone benissimo, tocca indietro per Grassi. Ancora Sava, Sava cerca il tocco filtrante. Melosi adesso ancora fermato. Sava cerca il tunnel su Buongiorno. Grande giocata del numero 10 che adesso si sta divertendo. Adesso Sava combina con Grassi, torna indietro da Molinari. Ronzoni per Sava, che non riesce però a controllare questo pallone. Melosi ha preso il pallone su una rimessa che comunque non era stata assegnata all'Amo Sportiva. Sarà rimessa laterale per Bresso, che con tranquillità, che gioca con tranquillità e anche con più rilassatezza questo frangente. Attenzione, Tavazzani rischia qui su Ronzoni, ha coperto comunque bene il numero 9 che in questa fase di partita risulta comunque essere il migliore tra i suoi, uno di quei dei pochi che ha deciso di mollare, che non ha deciso di mollare. Vediamo Molinari su Sava, Grassi, Buongiorno, il tocco comunque involontario. Romano recupera il pallone con le mani e riparte l'Amo Sportiva. Melosi, deviato qui il suo passaggio. Amo Sportiva che in questo secondo tempo è capitolata, ha perso ogni motivazione, si è fatta quasi abbindolare dai ragazzi di Bresso in certi frangenti. Squadra che ha perso il suo carattere. Adesso il lancio lungo intercettato stavolta da Melosi. Buongiorno cerca il movimento di Tavazzani, fermato da Ronzoni. Ronzoni che si allarga, attenzione contro Buongiorno. Ronzoni prova a saltare, recupera palla, incomprensione tra Buongiorno e Volpi. Ronzoni può andare al tiro, adesso comunque azione confusa, riparte subito Buongiorno. Buongiorno che perde, manca il controllo, va a pressare Grassi. Grassi che lo supera benissimo, grande giocata del numero 11, gestisce il pallone con la suola. Grassi comunque torna indietro da Sava con molta tranquillità. Grassi ancora, si diverte il Bresso adesso. Grassi contro Volpi che commette fallo. Vantaggio segnato dall'arbitro. Adesso Sava per Ronzoni. Molinari pressato bene da Melosi che rischia di recuperare questo pallone. Adesso Tavazzani impressi su Grassi. Melosi contro Molinari costringe il Bresso ad una rimessa laterale. A 3 minuti dalla fine, Amo Sportiva che oltre che ad aver mollato è anche molto confusa. Attenzione qui a Romano, rischiosissimo questo intervento da quasi da ultimo uomo, prende soltanto il giallo in questa uscita avventata, chiede scusa il portiere che adesso verrà sostituito dal numero 12 Francesco Principe, anche lui portiere della Juniores. Vediamo come se la caverà in questi ultimi minuti il giovane portiere della squadra Juniores. Intanto è stato chiamato un time out, stavolta dall'allenatore di Bresso, sempre verso il fine del tempo, molto verso la fine della partita. Amo Sportiva che comunque ha perso questa partita, l'ha persa tutta nel secondo tempo, perde carattere, perde motivazioni, si è fatta prendere dal nervosismo in certi frangenti, a volte molta confusione in parecchie giocate, in parecchie situazioni. Adesso vediamo come verranno gestiti questi ultimi 3 minuti secondo le indicazioni di mister Ivan Colombo. Vediamo un po' cosa
potremo vedere in questi ultimi tre minuti. Speriamo almeno in un'ultima reazione d'orgoglio dei ragazzi di Saronno, almeno per il gol della bandiera, per il secondo gol della bandiera. Quanto Buongiorni comunque si è iscritto al tabellino dei marcatori, nonostante il suo gol finora sia più che ininfluente ai fini del risultato. Si riparte quindi da questa punizione in favore del Bresso, che può cercare il suo nono gol, e Sava può firmare anche lui col suo nome questa partita. Poggia invece per Grassi, che cerca la tripletta. Vediamo quindi Sava al calcio d'angolo. Sava per Grassi ancora. Grassi gestisce questo pallone, guarda Sava, lo vede. Sava di fronte Scolari. Sava appoggia per Ronzoni, rimessa laterale per Amo Sportiva. Vediamo Brenna appoggiare per il neo rientrato Scolari. Quindi Buongiorni, Scolari cerca lungo Volpi, pallone sbagliato, ciccato dal numero 7, che adesso sale in fase di pressing. Rimessa laterale sbagliata qui dal numero 5 di Bresso, ha segnato il cambio rimessa. E quindi Buongiorni per Volpi, sbagliato questo passaggio per Brenna, che anche lui non era rientrato. Vediamo Buongiorni che prova a saltare Ronzoni, male qui Ronzoni per Grassi, fermato qui da un ottimo recupero di Buongiorni. Grassi proprio al calcio d'angolo, chiama lo schema, non rinuncia a giocare Bresso. Vediamo quindi Sava, va al tiro Principe, buona risposta qui del numero 12 su un tiro comunque un po' strozzato da parte del numero 10 di Bresso. Quindi Volpi gioca a combinare con Brenna, pressato Brenna da Sava, perde il pallone, Grassi gestisce, tocca per Ronzoni, Ronzoni ancora per Grassi, l'1-2, buono Ronzoni! Ronzoni si è fatto parare il tiro, ma viene assegnato il fallo all'Amo Sportiva, che ha superato la soglia dei 5 falli e sarà tiro libero. Sarà tiro libero, ricordiamo, per le regole del tiro libero, se superato il quinto fallo, il fallo in questione avviene nell'area che viene dopo il dischetto del tiro libero, che vedete è proprio di fianco al numero 10, se lo potete vedere, poco sopra l'area di rigore. Il tiro libero, quindi una punizione senza barriera, può essere battuto da quella posizione in cui avviene il fallo, come in questo caso. Vediamo proprio Sava sul punto di battuta. Sava, la rincorsa del numero 10 contro Principe. Sava! Calcia fuori! Quindi Principe subito lungo per Scolari, fermato qui da Molinari. Pallone che sbatte sul soffitto e finisce in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incarica Brenna. Volpi per Buongiorni, passaggio un po' sbagliato, Brenna anticipa Ronzoni, Brenna! Egoista in questo frangente, c'era Scolari completamente solo dall'altra parte. Brenna un po' egoista in questo frangente, come dicevamo, ma Sportiva presa anche dalla confusione in questo secondo tempo. Direi che questa azione è l'emblema. Adesso Buongiorni anticipato qui da Grassi. Sarà rimessa laterale comunque per Amo Sportiva. Buongiorno indietro da Volpi, che cerca Scolari. Scolari difende questo pallone, prova ad accentrarsi, gira per Volpi che fa qualcosa di incomprensibile. Gatto rientrato. Sava ancora per Gatto, che è da solo adesso. Grande confusione qui. Principe, uscita perentoria del numero 12, che ferma il numero 7 ed evita che questo passivo accresca. Gatto adesso per Sava. Sava al tiro, grande risposta ancora di Principe. Adesso Sava la battuta di questo calcio d'angolo per Grassi. Ancora la combinazione fortunosa con Sava. Adesso attenzione, tirato per la maglia Scolari, che prova a girarsi ancora. Scolari fa riprendere Scolari, prova a girarsi ancora. Scolari cerca sul secondo palo, lamenta diverse trattenute che si sono viste da parte del numero 11 Grassi su di lui. Adesso
non viene sanzionato il fallo Buongiorni. Attenzione, Buongiorni qui perde palla sul pressing di Gatto. Fase un po' nervosa anche qui della partita. Si riparte in tranquillità con Gatto. Adesso Vignola, Vignola pressato da Scolari. Gatto ancora, Gatto lungo da Vignola. Copre, scusate, non era Vignola, era Dell'Orto, numero 9 Dell'Orto. E parte Principe da Scolari. Scolari per Volpi. Volpi in avanti per Buongiorni, che prova a girare il pallone ma sbaglia il controllo. Ancora Grassi, Grassi al pallone tra i piedi adesso per Sava. Lascia Gatto. Gatto, Gatto che prova a liberarsi di Scolari ma scivola. Buongiorni cerca Brenna, il pallone un po' troppo lungo. Riparte subito Bagarin per Dell'Orto. Dell'Orto che si libera bene. Attenzione perché Scolari è stato buttato a terra dal numero 7. Cosa? L'arbitro non ha visto questa situazione. Fallo purtroppo assai netto, stranamente non sanzionato dal direttore di gara. Fase anche un po' nervosa in questi ultimi 48 secondi. Una vittoria per il Brescia ottenuta meritatamente, ma possiamo dire guadagnata solo in questo secondo tempo, perché l'amo sportiva del primo tempo poteva tranquillamente giocarsela senza subire un passivo così pesante, che è giusto per quelli che sono, per quello che si è visto nei 30 minuti che abbiamo visto qui, nei secondi 30 minuti di questa partita. Amo sportiva che si era ben comportata nel primo tempo. Adesso attenzione a Dell'Orto che si scontra con Sava. Dell'Orto prova a girarsi, Dell'Orto ancora, Dell'Orto per sotto da Scolari. Dell'Orto se ne va, Dell'Orto attenzione, va frana su Principe ed è fallo sul portiere. Calcio di punizione di cui se ne incarica proprio Francesco Principe in questi ultimi 20 secondi. Adesso Scolari, Scolari va da Brenna, attenzione, passaggio sbagliato, Brenna! Non sfruttata questa occasione, anche venutasi a creare anche in modo un po' fortunoso. Adesso Gatto per Sava. Gatto, la partita sta per scadere, 3, 2, 1 e l'arbitro può anche mettere il fischietto in bocca e proclamare la fine di questa partita. Un secondo tempo, vabbè, che ha poco da dire. Amo Sportiva in fase parecchio confusionale. Si è fatta, ha sciupato ciò che di buono aveva costruito nel primo tempo. Nient'altro da dire se non di augurarvi una buona giornata, amici di Piero da Saronno, e di ricordarvi che ci troveremo sempre qui per il grande calcio a 5 saronnese, sempre su Piero da Saronno Web TV.